Intanto è pronto questo collegamento, Vincenzo, mi senti? Felicissima Domenica delle Palme a tutti, grazie, Ciao grazie Vincenzo. Suor Miriam di questo invito, sono davvero felice quest'oggi di prendere parte, di condividere, di sentirmi anche meno solo, perché penso che la vostra parola, il vostro supporto sia spirituale ma anche culturale e umano sia davvero necessario in questo momento, perché siamo tutti dislocati nell'immenso mondo e soli, soli, il senso della solitudine, però grazie alla parola e anche diciamo la carezza all'anima che arriva dalla meraviglia di Dante. In questo caso io sono qui per questo, per portare il mio messaggio di attore, visto che ieri era proprio anche la giornata mondiale del teatro. E ecco, ti ringrazio di cuore di questo invito, sono felicissimo di festeggiare Ecco, con voi la Domenica delle Palme. grazie, grazie, ma giustamente fa piacere sentire una persona impegnata nel mondo artistico e teatrale parlare di Dante, ma soprattutto della fede che è a fondamento. Ecco, di solito in questo giorno noi eravamo abituati a vedere le grandi folle dei giovani perché era la giornata mondiale dei giovani. Ecco, la fede in Dante oggi ci richiama un po' al senso dello stupore, ma anche un po' è un invito alla rinascita, diciamo, a È proprio così. ricominciare dalle fondamenta, dalla gioia, dalla certezza, dalla speranza della fede, non credi? Proprio così, Suor Miriam, anche ripescare nel serbatoio che è dentro ognuno di noi, quel serbatoio che abbiamo riempito negli anni anche di formazione, dove ci siamo potuti foraggiare anche della bellezza dello studio, in questo caso anche di Dante, la letteratura del Dolce Stil Novo, lo stupore verso la vita nuova. E proprio per questo oggi volevo soffermarmi e invitare, così come creare uno spunto di riflessione anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo in ogni parte del mondo, proprio il ritorno a quell'incipit, per poi riuscire meglio ad affrontare e penetrare quello che è il fulcro della poetica della Divina Commedia. Dante, attraverso l'opera scritta tra 1292 e 1295, è il risultato proprio di questo impatto nei confronti del dolore, la perdita della donna amata, la donna che rappresenta anche il punto che media il cielo e la terra, cioè simbolicamente Beatrice è quella porta di accesso verso la conoscenza, la contemplazione dell'amore. Allora, soprattutto nei confronti dei giovani, voglio lanciare questo invito a non dico idealizzare, però ad approcciarsi al sentimento dell'amore, dell'incontro anche con l'altro essere umano, ma anche con tutto ciò che ci circonda, con quello stupore, con quella meraviglia, con quella pazienza, quel saper attendere e contemplare e prendere anche l'invito, far proprio l'invito del dolore, della fatica nel quale ci stiamo tutti trovando, nel quale siamo tutti immersi in questo momento, come occasione di maturazione. Quello che è avvenuto appunto a Dante Alighieri, quando attraverso questo processo di maturazione interiore, di consapevolezza spirituale, è riuscito a raccontare tutto il suo viaggio interiore nella vita nuova, proprio perché ha iniziato un suo nuovo percorso. Anche lui, non dimentichiamo che all'epoca di Cavalcanti, in queste brigate di amicizie amicali, era sicuramente, come tutti i giovani, un po' più attento ai beni terreni, e Ecco, questo sì. Ecco, dolore, questa perdita, lo ha portato poi verso l'aprirsi sì. verso la contemplazione. Diciamo che noi ci apriamo una settimana dove assumiamo e contempliamo Gesù fatto dolore per tutti noi, perché il crocifisso è il simbolo del dolore umano, ma soprattutto dell'amore di Dio, come hai detto tu, ma è come che il vero amore è tale se ci porta verso quella soglia del paradiso, quello stupore che ci apre le porte dell'eterno. Quella Ecco, ricompensa è ecco. proprio una ricompensa, perché dedicando poi il dolore, donandolo a Gesù, donandolo a Dio, si ha la possibilità di mettere Dio davanti all'io. Il problema che abbiamo spesso oggigiorno in questa società
di ragionare da questa soggettiva autoreferenziata, questa ingordigia del proprio ego, del proprio essere, che ci fa dimenticare invece il rapporto. Ma hai detto una cosa grandiosa, perché tu hai parlato di serbatoio, di spiritualità, di presenza e di sostituire il proprio io con Dio. Ma se facciamo questo in questa Pasqua, sai come cambierà il mondo. Io sono convinta che molti, molti stanno già percorrendo questo viaggio, perché questo è stato il viaggio di Dante. Grazie di avercelo ricordato, Vincenzo. Mi sarebbe piaciuto, ma ci saranno altre occasioni. Tu l'altra volta... Ci metto un secondo, se vuoi. Un secondo solo. Perdonarvi, tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, quand'ella altrui saluta, che ogni lingua deven tremando muta, e gli occhi non ardiscono di guardare. Ella sen va sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che dalle sue labbra si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima: sospira. Buon sospiro a tutti. Bene, grazie Vincenzo, grazie. Noi ci prepariamo, grazie, a vivere la Settimana Santa, e questa era la voce della donna che ci conduce a Dio. Noi sappiamo che Maria, anche se Dante parla di Beatrice, aveva tre donne: Beatrice, Maria, Lucia.